Ignoto e scomparso, e a me gemiti e pene
saggio consiglio se vuoi ascoltarmi. Armata di 20 remi, la nave migliore che c'è. Parti e cerca notizie del padre da tanto tempo lontano. Te ne parla a son mortale o sentissi la fama di Zeus, che molto divulga le voci fra gli uomini. Va a Pilo prima di tutto, il chiaro Nestore interroga, e di là a Sparta dal biondo Menelao, che è tornato per ultimo fra gli Achei, chitoni di bronzo. E se del padre saprai vita e ritorno, quantunque dilapidato, un anno ancora sopporta. Se invece senti che è morto, che non c'è più, allora tornato alla terra paterna. Alzagli il tumulo, offrigli doni funebri, molti come giustizia, e affida a un marito la madre. Quando infine avrai fatto e compiuto ogni cosa, medita allora nell'anima e in cuore come potrai massacrare in casa tua i pretendenti, se di nascosto, di inganno o apertamente. Non devi fare il bambino, che non hai tale età. Non senti che gloria si è fatta, Oreste divino, fra gli uomini tutti, uccidendo l'assassino del padre, e Egisto ingannatore, che il nobile padre gli uccise. Anche tu, caro, poiché bello e hai tante, ti vedo, sii forte, che ci sia chi ti lodi ancora fra i tardi nipoti. Ma all'agile nave ormai tornerò, e ai compagni che certo sono irati aspettandomi. E tu abbia a cuore la cosa e mi consigli da ascolto. Il saggio Telemaco, rispondendo di sé, diceva: ospite, queste parole con animo amico le hai dette, come padre a figliuolo, non le scorderò. Ma adesso rimani, anche se il viaggio ti preme. E preso un bagno ristorato nel cuore, gioioso torna alla nave, portandoti un dono bello, di pregio che ti sia mio ricordo, come ne donano gli ospiti amici. Ma gli rispose la dea Atena, occhio azzurro: non trattenermi di più, che troppo mi preme l'andare. Il dono che il cuore ti spinge a donarmi me lo darai al mio ritorno, che a casa lo porti. È bellissimo, sceglilo, tu avrai il contraccambio. Detto così, se ne andò Palla di Atena. Come un uccello volò via sparendo, ma in cuore gli ispirò forza e ardire. Gli infuse un ricordo del padre più intenso di prima, e lui tra sé riflettendo restò attonito in cuore. Capì che era un dio. Allora fra i pretendenti tornò l'eroe pare ai numi. Per essi il cantore famoso cantava, e in silenzio quelli sedevano intenti. Cantava il ritorno degli Achei, che penoso a loro inflisse da Troia Palla di Atena. Dalle stanze di sopra, intese quel canto divino la figlia di Cario, la saggia Penelope, e l'alta scala del suo palazzo discese non sola, con lei andavano anche due ancelle. Come fra i pretendenti fu la donna bellissima, si fermò in piedi accanto a un pilastro del solito tetto, davanti alle guance tirando i veli lucenti. Da un lato e dall'altro le stava un'ancella fedele. Piangendo dunque parlò al cantore divino: Femio, molti altri canti tu sai, affascinatori degli uomini, fatti d'eroi, di numi, che gli aedi glorificano. Uno di quelli canta costoro, sedendo, e in silenzio essi bevono il vino. Ma smetti questo cantare straziante, che sempre in petto il mio cuore spezza, perché a me soprattutto venne pazzo dolore. Così, cara, te sta rimpiango, sempre pensando a quell'uomo, di cui va larga la gloria per l'Ellade e nel cuore d'arco. Allora il saggio Telemaco, rispondendo, diceva: madre mia, perché vedi che il gradito cantore, diletti come la mente lo ispira? Non certo i cantori son causa, Zeus è la causa. Lui dà la sorte agli uomini industri, come vuole ciascuno. Costui non ha biasimo cantando la mala sorte dei Danai, perché quel canto più lodano gli uomini, che gli auditori suona intorno più nuovo. Sopporti il tuo cuore, la mente, l'udire, che non il solo Odisseo perdette il ritorno a Troia, ma molti altri eroi vi perirono. Tu torna alle tue stanze.
Rispondendo diceva: Eurimaco, perso il ritorno del padre, non credo.
liscio con